Buongiorno a tutti, siamo a SIGEP 2022 e ci troviamo qui con Andrea Clerici, direttore commerciale del gruppo Cimbali. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, parliamo un po' di come sta andando questa fiera. Siamo al terzo giorno, quindi può farci un bilancio. E che cosa presentate? Quali novità ci sono? Senz'altro. Allora, il bilancio direi che è molto positivo. Sicuramente, come da premesse, è una SIGEP diversa da quella degli anni precedenti, per tutti i motivi che conosciamo. Però direi che al terzo giorno possiamo reputarla una SIGEP che ci ha dato molte soddisfazioni. Direi che forse più che quello che abbiamo perso in quantità di visite, l'abbiamo recuperato in qualità delle visite. Quindi possiamo dire che sicuramente meno visitatori, ma molto più interessati. Quindi dal punto di vista di presentazione delle marche e dei prodotti, a vantaggio della qualità dei contatti con sia i distributori che i clienti finali, quindi a vantaggio della qualità dei contatti col mercato. Benissimo, grazie. E per quanto riguarda il periodo post pandemia, voi come lo state affrontando? Periodo post pandemia o coda della pandemia è molto difficile, ma lo stiamo affrontando con i modelli nuovi, su cui tornerò tra un secondo, e molti investimenti. L'azienda, il gruppo, ha continuato a investire durante tutti i 24 mesi di pandemia in maniera diversa, perché possiamo dire che forse nei primi 12 mesi gli investimenti sono stati tesi a proteggere la nostra rete, quindi a fare in modo di dare per quanto possibile stabilità commerciale, di disponibilità alla rete, e negli ultimi 12 mesi invece gli investimenti si sono rinforzati, complice anche i rimbalzi che abbiamo visto in alcune aree del mondo, quindi le uscite dalla pandemia che in alcune aree del mondo sono state più veloci che non in Europa, gli investimenti nei nuovi prodotti o nelle nuove soluzioni, perché qui a SIGEP noi portiamo sostanzialmente quello che avevamo già presentato anche a Host, che si declina in l'M200 di La Cimbali, quindi il top di gamma, l'ultima arrivata flagship per La Cimbali, con tutti i nuovi ritrovati tecnologici, ma con anche un'attenzione alla sostenibilità, quindi minori consumi energetici, minori consumi di acqua, quindi una macchina che coniuga il DNA La Cimbali con tutti i nuovi stream di attenzione alla sostenibilità, anche, e faccio un salto in avanti, alla riciclabilità del prodotto. Presentiamo Faemina, quindi il nostro, con il marchio Faema, quindi il nostro ingresso in un nuovo segmento, il segmento Home e Small Business, una macchina che coniuga alte prestazioni, alta qualità, con un design d'eccellenza. E poi, ultimo ma non ultimo, come si suol dire, il completamento di gamma delle super automatiche. Quindi con l'S15, la piccolina per così dire, quindi la più piccola della nostra gamma delle super automatiche, e l'S20 Fresh Brew, che è quindi un concetto che esula dall'estrazione dell'espresso, noi andiamo a completare la nostra offerta nel mondo delle super automatiche. Quindi in questo modo Gruppo Cimbali si presenta al mercato con un'offerta che copre virtualmente qualunque segmento. A 360 gradi. A 360 gradi, grazie. Grazie mille, grazie. Grazie.